Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh, allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E se desideri contenuti esclusivi, passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Nei miei progetti in teoria questo video avrei dovuto registrarlo tipo sabato barra domenica, però è martedì e ho tempo di farlo solo adesso. Comunque nulla, volevo semplicemente parlarvi un attimo e dirvi un po' di cose riguardo alla Games Week che si è tenuta in questi giorni. E il titolo non è occasionale, non è clickbait, perché è stato veramente quello che ho pensato dopo il Games Week per l'appunto. In realtà questo video è frutto di una riflessione che ho fatto mentre tornavo a casa sabato dal raduno che abbiamo fatto davanti al palco centrale di Radio 105. E fra parentesi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a quel raduno e tutti quelli che mi hanno incontrato per la fiera, perché siete stati davvero tutti quanti gentilissimi e vi ringrazio davvero tantissimo. Tra l'altro sì, tipo ogni tanto mi esplode la faccia ancora così a caso, quindi se ogni tanto in facecam mi vedete così è normale, tranquilli. In realtà non sapevo bene neanch'io come iniziare a parlarvi del raduno che abbiamo tenuto sabato, perché poi è di quello, è su quello più che altro che vorrei fare una riflessione. E direi però di partire, poi ci ho pensato, direi di partire con questa foto che secondo me è molto 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 emblematica e dimostra ciò che effettivamente è stato quel raduno, perché se voi prendete questa foto e la guardate, vi accorgete che io, Luke e Tia, che eravamo gli youtuber che hanno tenuto il raduno, non ci troviamo al centro come magari uno potrebbe immaginare, ma siamo mescolati tra di voi. E questo, come dicevo prima, secondo me è molto emblematico e dimostra davvero come il raduno sia stato più che un raduno tra youtuber, cioè tra youtuber e fan, sia stato quasi più un luogo dove ci si è incontrati e si è parlato, che è di fatto quello che è successo. È stato molto bello e l'ho scritto anche su Instagram. Seguitemi su Instagram perché lì usciranno un sacco di esclusive fighe, quindi mi raccomando, poi farò anche un video a riguardo, ma porterò dei format esclusivi solo per Instagram, quindi andate lì e seguitemi, merde. E in questo post dicevo proprio questo, parlavo di come il raduno sia stato proprio più un raduno di amici magari, di amici che vivono a distanza e che magari si rincontrano dopo tanto tempo e che parlano del più e del meno, ci siamo scambiati un sacco di opinioni e non solo magari nell'ambito YouTube o nell'ambito Pokémon. Con alcuni ho parlato di scuola, con alcuni abbiamo fatto battute, con alcuni ho preso per il culo gli altri youtuber, abbiamo fatto delle scenette, abbiamo intrattenuto per un'ora lì, siamo andati con alcuni a mangiare una piadina, cioè è stato proprio, capite, non c'era io e fan, ma c'eravamo noi. Non so bene come descrivervi la sensazione, ma è stato davvero qualcosa di bellissimo e che ho realizzato la bellezza di questa cosa qua, del fatto che non ci fosse, come ho scritto su Instagram, presunzione da parte nostra, né tantomeno idolatrazione da parte vostra. Me ne sono accorto tanto quando poi dopo il raduno sul palco sono saliti altri youtuber, che ovviamente per questioni di numeri, erano youtuber molto più grandi, non potevano fare un raduno lì così. E loro erano sul palco e c'erano i fan sotto che urlavano. E lì probabilmente può darvi anche conferma anche Tia, ma secondo me anche alcuni del raduno che magari possono aver sentito. Mi sono girato verso Tia o verso Luke, ora non ricordo, e ho detto letteralmente: quello è quello che non voglio. Questo è proprio quello che non vorrei avere. Ovviamente non è colpa di questi youtuber qua, perché giustamente quando hai tanti iscritti non puoi permetterti di fare una roba del genere, e a questo punto poi ci arriverò. Ma ovviamente quello che mi dispiacerebbe sarebbe fermare il rapporto tra me e un fan all'autografo e alla foto. È una cosa proprio che non mi piacerebbe fare, ma che se proseguo su YouTube sarò costretto a fare. Ed è una cosa che poi, pensandoci su, mi ha un po' rattristato, perché è brutto vedere come la crescita su YouTube, il fatto di wow, ho più fan di prima, porti inevitabilmente purtroppo ad avere meno contatto con loro. E questa cosa qua mi ha un po' rattristato, perché mi sono detto magari fra 2 anni una cosa del genere non potrò più farla. E quindi ci tenevo a fare questo video, ripeto, avrei voluto registrarlo prima che avevo le idee più fresche, ma ci tenevo a fare questo video proprio perché volevo farvi sapere questo.
che a me è piaciuto il raduno, ma soprattutto mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuto parlare con voi, discutere della scuola, discutere del gruppo Telegram che non c'è più, parlare delle serie, rivivere i momenti. E non mi è piaciuto magari fare l'autografo o far la foto, non mi è piaciuto il bagno di folla e il ragazzino che magari piange che non c'è stato. Tra l'altro mi fa piacere vedere che c'erano ragazzi magari di 13-12 anni e poi magari c'erano quelli della mia età, c'era qualcuno anche più grande, quindi anche questa varietà di pubblico mi ha molto colpito, insomma, il raduno e poi anche gli altri che ho incontrato in giro. E nulla, per l'appunto, questo volevo farvi sapere, che se un giorno magari io dovessi fare solo la foto con voi o solo farvi un autografo e poi andare via, sarà con estremo rammarico da parte mia, perché non sarà quello che vorrei fare, ma che purtroppo potrei essere costretto a fare a causa di futuri numeri che raggiungerò. Quindi mi piace semplicemente l'idea di essermi tolto questo pensiero con voi. E nulla, questo era quello che volevo sostanzialmente dirvi riguardo al raduno. E volevo ringraziarvi perché è stata probabilmente una delle esperienze più belle, perché ho notato anche, mi avete detto anche tantissime belle cose. E c'è stata Marika che quando se n'è andata, quando ci siamo divisi, perché poi ci ha accompagnato in Cadorna, mi ha detto ora non ricordo bene le parole che mi hai detto, però mi ricordo che mi hai detto una roba del tipo: siete stati molto gentili, mi è sembrato una cosa tipo, mi è sembrato di stare più con degli amici che con degli youtuber, forse il sunto era questo, non ricordo benissimo. Ed è bello vedere che queste cose le notate, insomma. È bello vedere che notate, come qualcuno ha fatto notare per l'appunto, che sono originale, che porto bei contenuti, che non mi do delle arie, che sono umile. Perché se c'è una cosa che mi dà fastidio probabilmente è vedere gente che si atteggia e pretende di essere più di quello che effettivamente è. E secondo me è veramente una cosa orribile. Mi fa piacere vedere che comunque io riesco a non trasmettere questa cosa qua e a trasmettere invece quello che mi piace essere. E nulla, tra l'altro poi volevo fare un pensiero particolare a Letizia, che purtroppo chi mi ha incontrato in giro con i miei amici è stato sfortunato, perché mi ha trovato in condizioni terrificanti. Ero imbarazzatissimo perché sì, sapevano del canale però mi guardavano male, quindi ero stra imbarazzato. Però sapete, no, quando poi una persona ti segue da 2 anni e tu finalmente la incontri, no? Questa fanart qua, che si è un po' stropicciata purtroppo perché l'ho dovuta mettere nello zaino, questa fanart qua che mi hai portato, che è della Chesslock, che è di 2 anni fa quasi, mi ha davvero colpito, perché è bello sapere che c'è gente che da 2 anni ti segue. Poi c'è anche quest'altra fanart di Nightes, che come sapete è il mio Pokémon preferito, e tra l'altro bellissime. Ed è bello vedere che persone a distanza di 2 anni non si separano dallo youtuber per magari variazioni di serie, variazioni di contenuti. E penso che sia anche una cosa abbastanza rara e che mi ritengo onorato ad avere. Quindi ti ringrazio tantissimo, come ringrazio tantissimo non solo te ma anche Marco, che ho incontrato sempre quel giorno lì allo stand Nintendo, che mi ha detto, con cui tra l'altro ho scambiato l'amicizia su Facebook, che mi ha detto un sacco di cose belle, che mi trovo originale, mi trovo uno youtuber nel vero senso della parola, e che si è trovato bene a parlare con me, insomma. Quindi nulla, questo è semplicemente quello che volevo dirvi, ragazzi. È stato davvero bellissimo, un'emozione incredibile. Spero di poterla rivivere in futuro, magari ad altre fiere. Vi dico già che non so quali fiere ci sarò, non chiedetemelo, perché in questo momento è tutto un'incognita. Quest'anno la maturità e quindi sarà un casino. E nulla, ragazzi, detto ciò, io spero che il raduno vi sia piaciuto, spero che il Games Week vi sia piaciuto. E in generale comunque ringrazio tutti voi per il sostegno che mi avete portato anche al Games Week. È stato veramente bello e mi ha dato delle cariche molto importanti per proseguire con questo canale. Detto ciò, ragazzi, io direi che noi ci possiamo beccare in un prossimo video. E nulla. Grazie davvero.